la commozione c'è sicuramente, non la nascondo. Adesso sarà complice il caldo, che sono anche un po' così agitato dall'arrivo, però sì, se penso a tutto quello che c'è stato e a come sono adesso, sicuramente faccio fatica a trattenere le lacrime. È tornato in bici a salutare tutti all'Istituto Oncologico Veneto, da dove è uscito guarito. Lorenzo Rama, 22 anni, di Dueville Vicenza, 2 anni fa era entrato allo IOV malato di un sarcoma, quel tumore raro che colpisce i giovani e gli ultra sessantenni alle ossa e ai tessuti molli. Dopo la guarigione e 2 anni di cure radioterapiche e un intervento chirurgico, il giovane ciclista ha fatto una promessa. È partito in bici dalla sua Dueville verso Treviso, Jesolo, Sottomarina, verso quel mare che da malato gravissimo pensava di non rivedere mai più. Ed è andato a sensibilizzare tutti sull'importanza della ricerca e a raccogliere fondi per lo IOV. Io sono stato più fortunato, questo c'è da dirlo, però se c'è una cosa che voglio dire è di non smettere mai di crederci, di non smettere mai di mollare, perché quando ti dai per vinto è come se parti che hai già perso. 250 km in bicicletta per il Veneto, accompagnato dall'amico e compaesano Samuele Benetti. È una bella soddisfazione vedere, beh, innanzitutto il risultato, quindi un paziente che, come lui stesso ha detto, è entrato pensando di non rivedere più il mare, di non rivedere più la vita, ed è uscito ed è ritornato in bicicletta. Quindi questo è il primo grande soddisfazione, cioè siamo riusciti a ridare la vita. E questo non è un caso singolo, ce ne sono tanti altri. Bello anche, ha sottolineato la direttrice, che gli ex pazienti restino affezionati a noi. Io la ringrazio a nome veramente di tutti per questa speranza che sta dando della serie, guardate che dal tumore si può guarire.